Assessore. Grazie Presidente, ma no, una breve chiarificazione, una breve replica a uno degli interventi che ci sono stati, l'intervento del collega Ponso, che tendenzialmente è sempre moderato e puntuale nei suoi interventi, che probabilmente preso dal pathos dell'intervento sulla vicenda di cui è oggetto il Consiglio regionale di oggi, ha espresso una posizione in merito ai fondi dell'Acna di Cengio che, vista la drammaticità del tema e vista l'importanza della materia, credo sia necessario precisare, anche a fronte dell'incontro che c'è stato proprio ieri, l'audizione che c'è stata ieri qui in Consiglio regionale con i sindaci della Valle Bormida, che hanno lamentato tutta una serie di problematicità di cui la Giunta si è fatta carico di trovare una soluzione. Problematicità che sono legate ai ritardi nei trasferimenti, nelle liquidazioni delle somme per le opere di bonifica, in parte altri comuni hanno lamentato difficoltà relative ai rapporti con la società Amag S.p.A., che è la società della gestione acque dell'Alessandrino e dell'Acquese, che viste le note difficoltà finanziarie che ha il comune di Alessandria è impossibilitato a svolgere i lavori, e quindi quella è ancora un altro tipo di tematica. Ci sono altri comuni che invece hanno anticipato le somme alle aziende ma non riescono a progredire nei lavori finché non hanno la liquidazione da parte della regione, quindi sono state prospettate una varietà di situazioni. E la Giunta ha dato però delle risposte. Nel momento in cui si dice che non si sa che fine hanno fatto i 23 milioni, si dice una cosa inesatta, perché l'accordo di programma per la Valle Bormida, il secondo atto integrativo, prevede un trasferimento da parte dello Stato a Regione Piemonte di 23 milioni di euro per la bonifica della Valle Bormida e delle aree inquinate, ma questi 23 milioni di euro sono erogati agli enti locali che hanno il compito di attuare le opere di bonifica a fronte di una rendicontazione delle spese. E le opere finora rendicontate arrivano a 4.800.000 euro di spese. Quindi quello che la Regione oggi deve agli enti locali in base a quelle che sono le regole dei trasferimenti sono quella cifra. La Regione ha fino adesso erogato 1 milione di euro, ma ieri sono state date la rassicurazione ai sindaci, credo che sia importante per chi non ha partecipato all'incontro saperlo, a fronte di una presa di posizione dell'assessore al bilancio Pichetto, che prevede delle date certe per l'erogazione della restante parte. Le date certe sono quella del 10 di novembre in virtù della misura del decreto 35 che porterà a liquidare 1.400.000 euro, e un'altra parte della somma, cioè 1.600.000 euro, saranno liquidati entro il 31 dicembre a fronte di un piano di trasferimenti di 400.000 euro al mese che vanno da oggi a dicembre. A questo punto, sommando queste cifre al milione già erogato, mancherebbe per, come liquidazioni per i comuni che già hanno svolto le opere, la cifra di 800.000 euro che la Giunta regionale, nella persona del signor Pichetto, si sono impegnati a trovare copertura entro comunque il mese di dicembre. Ho voluto chiarire questo aspetto, che non è la vicenda centrale del dibattito, perché, ripeto, il tema della bonifica della Valle Bormida è un tema fondamentale che ha fatto la storia di questo Consiglio regionale, su cui si è dibattuto per anni, è una vicenda drammatica che ancora tocca le persone della Valle, e credo che prima di fare determinate affermazioni su un tema così importante bisognerebbe essere ben documentati e quantomeno riportare la verità dei fatti. Grazie. Grazie Assessore, ha chiesto la parola il collega.